Signor Presidente del Senato, onorevoli senatrici, onorevoli senatori, prendo la parola per ringraziare le senatrici e i senatori tutti, quelli di maggioranza, quelli di opposizione, quelli che hanno votato e voteranno per le riforme, quelli che hanno votato contro, quelli che sono stati convinti fin dal primo minuto e quelli che hanno lavorato a compromessi e a sintesi. Quelli che hanno discusso a lungo nel merito in questi 2 anni di lavoro. Prendo la parola per ringraziare la Presidenza del Senato, il suo Presidente, gli uffici tecnici, sottoposti a un iter parlamentare particolarmente impegnativo. Prendo la parola per ringraziare la signora Ministro Boschi per la straordinaria determinazione e la tenacia che ha mostrato in questo lungo e non facile iter. Prendo la parola per ringraziare il capigruppo, tutti, ma con un particolare pensiero e apprezzamento per quei capigruppo che hanno sostenuto, anche con qualche difficoltà, questo testo. E lo faccio anche con rispetto verso quei capigruppo che hanno per motivi politici dovuto cambiare idea. Prendo la parola per ringraziare tutte le senatrici e i senatori, tra tutti scelgo la Presidente della Commissione della prima commissione, Finocchiaro, per il suo decisivo supporto. Alcune brillanti e discutibili innovazioni costituzionali che personalmente avevo proposto all'attenzione sono state praticamente subito cancellate dalla Presidente, dalla Ministra e da tanta parte del dibattito, trovando in tutti voi uno scoglio insuperabile. Credo che non sia un danno irreparabile, ma mi ha fatto piacere poter condividere molte valutazioni, molte considerazioni. E mi permetterà, signor Presidente, infine, di ringraziare chi adesso siede sui banchi del Senato, ma che è stato decisivo per tutti e 9 anni del suo mandato presidenziale, il senatore e presidente emerito Napolitano. Se non ci fosse stato il suo discorso che tutti voi, membri del Parlamento, avete vigorosamente applaudito nell'aprile del 2013, non ci sarebbe questa riforma, non sarebbe in piedi questa legislatura. È bene dirlo con molta forza. Ma sono qui non soltanto per un elenco di ringraziamenti, sono qui per rendere omaggio, signori del Senato, a voi, e un omaggio che sia non formale, un omaggio sincero, un omaggio profondo. Credo che la storia si occuperà di questa giornata, la storia politica italiana si occuperà di questa giornata. E la storia sarà gentile con voi, gentili senatrici, cari senatori, perché, come avrebbe detto un grande statista inglese, avete scelto di scrivere la storia e non soltanto di leggerla. Il gesto che avete compiuto per 2 volte, acconsentendo con un voto a maggioranza assoluta a superare il Senato, non ha eguali non nella storia italiana, ma nella storia delle istituzioni europee. Il gesto che avete compiuto contro l'autoreferenzialità, bloccando quel nastro trasportatore di pregiudizi contro la politica, riafferma, senatore Tronti, la centralità della cosa pubblica come valore assoluto, indipendentemente dalle discussioni di una parte e dell'altra. Si può essere d'accordo o meno con la riforma, come è noto non abbiamo le stesse opinioni. Ma il Paese vi deve, gentili senatrici, cari senatori, una gratitudine istituzionale alla quale voglio aggiungere la mia, personale. Perché 2 anni fa io presi la parola qui, in quest'Aula, per presentare il governo che l'allora Presidente della Repubblica mi aveva incaricato di formare. Un governo molto snello, il secondo in termini di composizione, in termini di numero, il secondo più snello nella storia dei 63 governi repubblicani, con la maggiore presenza di donne e con il livello di età più basso della storia repubblicana. Io stesso, quando parlai qui in Senato, non avevo l'età per poter sedere tra voi. E con un obiettivo talmente impegnativo da suonare per alcuni di voi irrealistico. Mettere in cantiere e realizzare a passo di carica tutte le riforme
che nel bene e nel male erano state promesse ai cittadini italiani e sui quali questo Paese si era impegnato a livello europeo. Era un programma che era considerato ambizioso dagli amici, temerario dagli osservatori, impossibile dagli avversari. Correva il mese febbraio 2014, neanche 24 mesi fa. Il PIL del Paese aveva chiuso l'anno a meno 1,9%, bissando la triste performance dell'anno precedente, 2,3%, meno. La disoccupazione era oltre il 13%. Quella giovanile superava il 46%, secondo i dati Istat. L'indice della fiducia di consumatori e imprese era ai minimi storici e anche la confidenza verso la politica e le istituzioni era in terreno ampiamente negativo. In Europa i riferimenti all'Italia erano fatti accomunando davanti a voi, ho esordito con una provocazione. Qualcuno tra di voi, onorevoli senatori, anche e soprattutto del mio partito, ancora non me l'ha perdonata fino in fondo. E non credo che sia stato per le mani in tasca o per il discorso a braccio. Non me l'avete perdonata perché la provocazione era molto forte. Voglio essere l'ultimo Presidente del Consiglio che chiede la fiducia a quest'Aula. Ricordo gli sguardi, ricordo i risolini, ma se quest'Aula tra poche ore confermerà il voto già espresso ad agosto del 2014 e a ottobre del 2015, quella previsione che sembrava ardita diventerà realtà. Ed è grazie al vostro impegno in questi due anni se la situazione del Paese è diversa rispetto al febbraio del 2014. Il PIL è passato da meno 1,9 a più 0,8, la disoccupazione è scesa poco sopra all'11%, quella giovanile è stabilmente sotto il 40%, gli indici di fiducia sono ai massimi degli ultimi 15 anni, i consumi tornano a crescere. L'Italia non va bene, l'Italia va meglio. E l'Italia va meglio perché la politica ha dimostrato che credendoci si possono realizzare delle riforme. Poi ci si può dividere nel merito, ma dopo anni di ubriacatura, di acronimi come il TINA, there is not alternative, non ci sono alternative, di considerazioni rispetto alla inutilità della politica, di subalternità della politica rispetto ai fenomeni economici, finanziari, dopo anni in cui il qualunquismo è andato in scena persino nei dettagli, la politica ha ripreso il proprio posto in questo Paese, con un disegno organico, portato avanti dal Parlamento della Repubblica nei suoi due rami, nel Senato della Repubblica, nella Camera dei Deputati, con un disegno organico i cui confini sono finalmente visibili oggi. Abbiamo iniziato dunque a rimodulare un sistema istituzionale, quello economico, quello amministrativo. Nel tempo di quella che qualche pensatore definisce la vetocrazia, il potere dato a chi ha diritto di veto, abbiamo reso più semplice la capacità di decidere. Facendo così è come se avessimo restituito all'Italia un diritto al futuro, che veniva negato da chi aveva un'idea striminzita del futuro di questo Paese. E allora possiamo pensarla in tutti i modi, possiamo avere le opinioni più disparate, possiamo credere e dividerci su tutto, ma non possiamo negare che questa legislatura, che questo Parlamento, del quale peraltro io non faccio parte, ha messo mano, in un arco di tempo così ristretto, alla riforma di una legge elettorale che una sentenza della Corte Costituzionale aveva giudicato illegittima, arrivando al punto di mettere in scacco e in stallo la situazione politica. Ha creato nell'arco di qualche mese una riforma del lavoro sulla cui valutazione la storia dirà quello che abbiamo fatto, la cronaca forse. Ma non vi è dubbio che i dati Istat e i dati INPS degli ultimi giorni dimostrano in modo inoppugnabile che finalmente la curva è tornata a crescere, più 510.000 contratti di lavoro a tempo indeterminato
che significa per un ragazzo, per un giovane, non un foglio di carta, ma la possibilità di un diritto al futuro, a una casa, a un figlio, a una prospettiva. La riforma della pubblica amministrazione, che stasera vedrà i primi decreti legislativi uscire dal Consiglio dei Ministri. La riduzione di tasse considerate a torto o a ragione insopportabili, come la tassa sulla prima casa, ma anche la componente lavoro dell'IRAP o quelle legate all'agricoltura. Potrei continuare al tema che io sento più caro, quello della cooperazione internazionale, fino ai temi legati alla giustizia civile. Non entro nel merito delle singole riforme. Dico che con oggi si chiude un percorso straordinario che ha segnato il cammino di in pochissimo tempo cose che per anni erano rimaste ferme nella palude dello stallo. Il titolo quinto più chiaro: mai più la doppia fiducia, il procedimento legislativo semplificato, l'abolizione di enti inutili dalla Costituzione, o presunti tali naturalmente. Ma c'è un punto che è il punto chiave di questa discussione, e lo voglio dire qui in Senato, non perché non valga anche alla Camera, ma perché qui c'è il valore politico di ciò che è accaduto. Il superamento di un pregiudizio che eclissava la fiducia nella cosa pubblica e nella politica, l'idea che dei legislatori non potessero intervenire sul proprio ramo del Parlamento. Questo è il punto chiave che sta cambiando la percezione della politica da parte dei cittadini. Quanti hanno sognato questo momento? Generazione di parlamentari hanno immaginato che si potesse superare il bicameralismo paritario. L'Assemblea Costituente, per chi ha avuto la fortuna anche all'università di potersi leggere quelle carte straordinarie, aveva discusso a lungo sul modello del bicameralismo, e dobbiamo riconoscere che il bicameralismo paritario perfetto era considerato il compromesso di allora, non era la prima scelta di nessuna delle forze politiche in campo. E il dibattito dei 70 anni successivi ha visto la Commissione Bozzi, la Commissione De Mita, la Commissione Iotti, la Commissione D'Alema, il lavoro degli anni 2000, costantemente tornare intorno a questo punto, superare il bicameralismo paritario. Ma non è qui il valore più grande di oggi, non è in questa grande pure passaggio di fase, si sarebbe detto. Il grande valore è che questo è il giorno che un'intera generazione di parlamentari chiamava il giorno che non doveva arrivare mai. Questo è il giorno in cui nessuno credeva che saremmo arrivati. E ci siamo arrivati perché avete avuto coraggio e fiducia voi. Voglio esprimere un punto solo nel merito della riforma. E lo voglio dire alle opposizioni, con il rispetto che si deve a chi non voterà e a chi ha espresso, devo dire in modo molto chiaro, valutazioni negative sul testo o, come è accaduto, sulla modalità di presentazione di questa riforma. Si può essere d'accordo o meno, si può, lo dico con grande rispetto al senatore Romani, aver cambiato idea da quello che era il percorso iniziale, che era un percorso volutamente inclusivo ed ampio. Si può aver cambiato idea con tutte le edulcorate considerazioni tecniche di questo mondo. Anche perché non dimentico che questa legislatura è una legislatura nella quale qualche gruppo ha definito fascista una legge approvata in un ramo del Parlamento dallo stesso gruppo, ma nella componente dell'altro ramo. Quindi mi rendo conto che ci sono state in questo periodo discussioni interne ai partiti che rispetto. Ma c'è un punto che voglio dire con chiarezza, e che paradossalmente può essere persino considerato come il punto debole anche da qualcuno che voterà questa riforma. Noi non tocchiamo il sistema di pesi e contrappesi previsto dalla Carta Costituzionale. Questo è un punto che deve restare chiaro. Lo dico perché qui dentro c'è chi dice, e io lo rispetto, che non aver scelto il presidenzialismo o il semipresidenzialismo, non aver fatto questa scelta, è un errore, anche tra chi vota a favore della riforma. Ma questa legge di riforma costituzionale, che modifica il bicameralismo, che interviene sui poteri delle regioni,
che cancella il CNEL e le province dal vocabolario costituzionale per sempre, non incide sul ruolo della Presidenza della Repubblica e degli organismi di contrappeso come sono stati definiti dal Costituente del 1946. Se c'è questo, e c'è, io credo che ci voglia l'onestà intellettuale di prendere atto che questa riforma, molto semplicemente, cerca di rendere meno ingessato un sistema parlamentare che è un sistema parlamentare che ha prodotto nell'arco degli ultimi 70 anni 63 governi, che è un sistema parlamentare che presenta una qualità dei legislatori di grandissimo livello, ma una procedura e delle procedure talmente farraginose da essere unanimemente considerate da cambiare. La legislatura che era iniziata era una legislatura che non aveva un futuro. Io non voglio ripescare le ragioni politiche, istituzionali e sociali della frattura che il voto del 25 febbraio del 2013 aveva lasciato nel panorama politico. Nei primi giorni del nostro governo ci hanno detto che erano all'opera i dilettanti, qualcuno lo pensa anche adesso. Sarebbe interessante, caro senatore Tronti, recuperare a proposito di concezione weberiana, cos'era l'etica protestante e lo spirito del capitalismo, la definizione che Weber dà dei professionisti, che dà di alcune delle persone che egli definiva in modo abbastanza intrigante per chi ama quelle pagine. Io dico soltanto in modo molto più banale che sono affezionato a un'immagine per cui i dilettanti hanno costruito l'arca di Noè mentre i professionisti hanno fatto il Titanic. Nell'arco di 2 anni che abbiamo avuto, nei quali abbiamo avuto l'onore di poter stare a governare questo paese, è cambiato un passaggio fondamentale. È tornata in campo la consapevolezza che se l'Italia vuole le cose le fa. E allora mancano 2 anni alla fine di questa legislatura. Non sono tanti. Minuto per fare del nostro meglio, per ritornare con l'Italia leader nel mondo. Certo, ci dicono che è impossibile, ci dicono che è impossibile ogni giorno, ci dicevano che era impossibile superare il bicameralismo, tant'è che si era pensato con il voto anche di quest'Aula di procedere con la revisione ex articolo 138 con una commissione ad hoc, proprio perché non si aveva fiducia nel fatto che si sarebbe raggiunto l'obiettivo. Ogni giorno ci dicono che è impossibile riportare l'Italia alla guida dell'Europa. Ogni giorno ci dicono che è impossibile rilanciare gli investimenti nel nostro paese. Ogni giorno ci dicono che è impossibile riformare la pubblica amministrazione o considerare l'Africa come la più grande scommessa dell'Europa di oggi. Ogni giorno ci dicono che è impossibile abbassare le tasse, che è impossibile ridurre le aziende delle partecipate degli enti locali, che è impossibile fare dell'ICT, dell'innovazione tecnologica, la più grande arma contro l'evasione fiscale, che è impossibile far uscire il Sud dalla rassegnazione e dalla paura. Ogni giorno ci dicono che è impossibile stabilire a livello mondiale l'equazione per cui un euro investito in sicurezza significa un euro in cultura. Ogni giorno ci dicono che è impossibile. Noi lo facciamo. Lo facciamo perché i professionisti del fallimento, i professionisti capaci di sghignazzare ma non di proporre, sono coloro i quali ci dicono tutti i giorni che tutto è impossibile. Rifiutano lo stupore, rifiutano la meraviglia, rifiutano la ricerca, pensano che sia un mondo in scala di grigio dove tutta la scommessa sia sul fallimento dell'Italia. Queste persone devono sapere che alla guida del paese più bello del mondo c'è una generazione, un gruppo di persone che è in grado di credere nell'Italia, nei suoi valori, nei suoi cittadini, nella sua possibilità di cancellare la parola impossibile. E allora a questo punto non c'è che una strada, che non è quella di continuare il dibattito nel merito della riforma costituzionale. Siamo pronti a farlo, prendendo i testi uno per uno, ma è quello di accettare la sfida.
che in questi due anni vi hanno urlato dietro costantemente, care senatrici e senatori che avete votato a favore? Quante volte vi hanno detto fate le riforme al chiuso delle stanze, ma il popolo non è con voi? Andiamo a vedere da che parte sta il popolo su questa riforma. Andiamo a vedere da che parte saranno i cittadini su questa riforma. Andiamo a vedere se i cittadini la pensano come coloro i quali sanno urlare e scommettono sul fallimento o stanno dalla parte di quelli che credono nel futuro dell'Italia. Sono gli italiani i nostri punti di riferimento. Sono gli italiani i nostri punti di riferimento. Sono gli italiani che assistono a queste scene in questo momento dalla tribuna e si domandano per quale motivo si debba interrompere un intervento e pensano che l'educazione civica che hanno imparato a scuola sia quella innanzitutto di ascoltare e poi di replicare. Sono questi bambini, questi ragazzi, ma sono gli italiani che noi chiameremo in aula, chiameremo in casa, chiameremo ai seggi, andremo casa per casa. Siamo stati... Silenzio. È considerata una minaccia da chi non ha una grande esperienza di voti popolari presi personalmente. Chi ci accusa oggi di plebiscito, chi ci accusa oggi di plebiscito è lo stesso che ieri ci accusava di autoreferenzialità, in una curiosa alternanza di accuse mosse più da un risentimento personale e politico che non dà un giudizio oggettivo. Sul caso in cui perdessi il referendum, considererei conclusa la mia esperienza politica. L'ho fatto perché credo profondamente in un valore che è il valore della dignità del proprio impegno nella cosa pubblica. Niente commenti. Penso che quando qualcuno in questo dibattito ha scomodato il personalismo, ignorando che c'è una grande distinzione tra il personalismo e la personalizzazione, lasciatevelo dire da chi è cresciuto con Maritain, con Mounier, con il pensiero del personalismo comunitario, cioè non è che perché uno c'ha Twitter allora ha dimenticato i punti di riferimento, i padri nobili del pensiero da cui proviene, ma il punto chiave di questa discussione oggi non è la personalizzazione esasperata, non è il tentativo di trasformare un referendum in un plebiscito, è recuperare quel filo di credibilità della persona e dell'impegno pubblico. Come è possibile immaginare, dopo una cavalcata così emozionante e straordinaria, unica in 70 anni, di poter andare a un referendum su quella che è la madre di tutte le riforme e di non trarne le eventuali conseguenze qualora non vi fosse un voto positivo? Come è possibile non prendere atto che è terminata la stagione dell'impegno politico fatto a prescindere dal consenso dei cittadini? Come è possibile immaginare che in un momento come quello che noi stiamo vivendo non possiamo provare a rendere palese ed evidente la grandezza della sfida di fronte alla quale ci troviamo? Questa sfida dimostra che il potere che noi esercitiamo e dal quale non ci nascondiamo, perché la parola potere non è una parola né positiva né negativa, è uno strumento di servizio a favore di un'idea e di un processo di cambiamento del paese, il potere che noi esercitiamo ha un senso se viene messo in campo per cambiare l'Italia. Io prendo qui l'impegno esplicito: in caso di sconfitta trarremo le conseguenze, ma dico anche
che proprio per questo motivo sarà affascinante vedere le stesse facce gaudenti di adesso, il giorno dopo il referendum, quando i cittadini con la riforma avranno dimostrato da che parte sta l'Italia. Sta dalla parte di chi ci crede, di chi ci prova, di chi non passa il tempo a lamentarsi. Questa è l'Italia che sta ripartendo. Nei momenti chiave del mio impegno politico come questo, mi capita di ripensare alla mia formazione educativa, legata allo scautismo, con un'espressione programmatica che molti conoscono anche in quest'Aula, per esperienza personale. Il mondo scout dice: pongo il mio onore nel meritare fiducia. In 2 anni non riesco a contare il numero delle volte in cui vi abbiamo chiesto la fiducia. In questo abbiamo forse esercitato un record non positivissimo. E la cosa bella è che non ce l'avete mai negata. Anche Ma nel dare fiducia al governo avete dato fiducia al più grande processo di cambiamento mai realizzato. Il fatto che tutte le volte che noi abbiamo ottenuto la fiducia questo susciti entusiasmo e ilarità è la dimostrazione che almeno possono restare, almeno per un po', in questa legislatura e sono più tranquilli anche loro. Il punto vero però è che le riforme costituzionali non fanno mettere la fiducia, ma le riforme costituzionali hanno restituito fiducia agli italiani. Se il Senato è in grado di superare se stesso, significa che niente è impossibile per l'Italia. Significa che la politica non è soltanto un incrocio di lame verbali in qualche rissoso talk show, che la politica è la forma più alta di servizio civile, che la politica è oggi lo strumento attraverso il quale l'Italia può ripartire. E dopo decenni in cui si è accarezzata l'antipolitica, paradossalmente oggi è proprio la politica quella che sta facendo ripartire l'Italia. Per mesi ci hanno raccontato una storia avvincente come una fiaba, ma falsa come una fiaba. Ci hanno raccontato che l'Italia stava ripartendo per i fattori esterni. Ci hanno detto che il petrolio a $20 avrebbe salvato il paese. Ci rendiamo conto che gli sconquassi geopolitici che sta creando sono tali da paradossalmente mettere in discussione, dal punto di vista geopolitico, la situazione economica. Cambiano gli equilibri, si sta combattendo una guerra sui prezzi dell'energia. Ci hanno raccontato per anni che l'inflazione sarebbe ripartita con il QI. Il QI è un fatto importante, ma non riesce a far ripartire l'inflazione per il momento. E allora, se questi fattori esterni ci hanno sicuramente consentito di stabilizzare alcuni settori, è anche vero che non sono i fattori esterni ad aver fatto ripartire l'Italia. È stato il fatto che finalmente si è rimesso in moto il meccanismo delle riforme. L'Italia riparte se ripartono i consumi interni. L'Italia riparte se c'è la fiducia della gente. L'Italia riparte se finalmente si interrompe un racconto negativo che per 20 anni ci siamo portati dietro, in cui dopo essere stati per 50 anni i leader della crescita a livello globale, siamo improvvisamente diventati il fanalino di coda, la cenerentola della crescita. Perché? Perché abbiamo smesso di considerare come punti di riferimento i nostri elementi di forza. Oggi l'Italia c'è. C'è con l'imprenditore che non ha licenziato durante la crisi. C'è con la professoressa che lavora sodo con i suoi studenti. Quelli che sono stati assunti nonostante che qualcuno li definisse deportati. C'è con l'artigiano che vede nella globalizzazione la più grande occasione per l'Italia e non il nemico. Altro che fuga dall'euro,
altro che fuga dall'euro, è l'Europa la più grande occasione se l'Europa smette di parlare soltanto di austerity e prova finalmente a imboccare la strada della crescita. C'è con l'innovatore che segue una buona idea anche se spesso questa buona idea è su sentieri sconosciuti. C'è con il nonno che sempre di più è la colonna finanziaria di una o più famiglie. C'è con il funzionario pubblico onesto che non ne può più di qualche collega che continua a provarci attraverso meccanismi truffaldini. A questa Italia avete dato una dimostrazione. Avete detto che c'è un Senato e ci sono dei senatori che mettono in discussione il proprio ruolo, che mettono in discussione il proprio impegno, che sono capaci di guardare al domani con coraggio, con fiducia e con entusiasmo. Questa Italia che noi conosciamo, che noi frequentiamo, che noi conosciamo tutti i giorni, è un'Italia che oggi vede nel Senato della Repubblica la più straordinaria delle storie possibili e quella alla quale non avrebbe mai creduto, la classe politica che dà l'esempio. Io credo che sì, come diceva quello statista inglese, la storia si occuperà di voi. Adesso c'è il tempo, giusto un attimo, per fermarsi a guardare che cosa abbiamo fatto. C'è tempo, giusto un attimo, per dirvi grazie. Per dirvi grazie sinceramente dal profondo del cuore. E poi di nuovo in marcia. Di nuovo determinati e sorridenti, capaci di non rispondere alle provocazioni, coraggiosi e umili, tenaci e allegri, raccontando un'Italia che non è quell'insieme di disgrazie che qualcuno vuole continuare a presentare. Sapendo che è un grande dono poter aver la responsabilità di guidare il paese più bello del mondo, ma sapendo anche che nessun obiettivo può essere raggiunto se non si ha la voglia di ripartire. E allora sì, avete scritto una pagina di storia, senatrici e senatori. Adesso però vi propongo di continuare e per i prossimi 2 anni di scrivere la pagina di un futuro possibile per un paese che ha straordinario bisogno di politica. Viva l'Italia! Prego di levare i cartelli.